Ok, da dove inizio? Ho cambiato casa. Qualcuno comunque dovrebbe dire che cambiare casa non è come nei film. Avete presente? Ma questa casa è bellissima! La prenderò a qualsiasi costo! Perfetto! È sua! Ecco, la realtà è un po' più così. Ma questa casa è bellissima! La prenderò a qualsiasi costo! Perfetto! È sua! Però prima ci sarebbero 2.000 euro di anticipo, 1.000 del mese corrente e 1.000 di deposito. Mi scusi, è vivo? Per non parlare della tortura infinita di andare a vedere scantinati spacciati per appartamenti. Secondo me le persone all'inferno vengono torturate così. Interessante. 666. Pronto, Satana? Ciao, sì, sono io. Senti, c'ho in testa una robetta che farebbe proprio il caso tuo. Come gli dicevo sostanzialmente al telefono, e questo è un ampio monolocale, come vedete, c'è la zona cucina, c'è Ah, l'armadio. questa è tutta casa? Pensavo fosse solo l'armadio. Vabbè, dai, una volta prese le chiavi, la strada è tutta in discesa, no? No, perché c'è il trasloco. Le luci! Babbo Natale, i sassi! Che poi quando devi imballare la roba trovi le cose più impensabili che credevi di aver perso, tipo il tuo zaino dell'asilo, tutti i diari delle superiori, il telecomando inghiottito dal divano, i gioielli della corona d'Inghilterra. Ma perché sono qui? E tonnellate di appunti universitari tuoi o che hai comprato fotocopiati in copisteria o che hai preso in prestito e mai restituiti. Avresti potuto comprarli sullo store di scuola.net, avresti risparmiato un sacco di carta e di soldi. Sciocco! Tiè, per il futuro. Trovi il link in descrizione. Già, è come se non bastasse, devi pure fare il cambio di utenze. Un'altra tortura, praticamente. Oh, sei a più appunti, sì. Pronto? Buongiorno, vorrei aprire una nuova utenza di energia elettrica. Ah, ma guardi, è molto semplice. Devi chiamare l'800 99 111 111 Sì? e chiedere dell'assistenza destinata ai Sì? nuovi clienti. Dopodiché chiedere No, no, al no, corso che a sua volta le darà contatto può parlare per più chiedere il piano? supporto tecnico, che le permetterà di avere il link con il numero da chiamare per richiedere la fattura, che ovviamente verrà presa in carico solo il 14° giorno del primo. Vabbè, dai, almeno in tutto questo casino c'è sicuramente il supporto dei parenti. O no? Mamma, nonna, questa è casa mia. Carina, però è sporca, eh? No, bella, bella. Ma le altre stanze? No, è solo questa. Pure piccola? Vabbè, qua butti giù tutto, ci fai il salone doppio. Da retta nonna, da retta nonna. Veramente sto in affitto, ma poi dove dormo, scusa? Tra l'altro, pure il lavandino perde. Lo so, signora mia, sti modelli asiatici sono un casino, guardi. Qua è un lavoro nemica da poco, sa. E poi lo farei pure io il salone doppio, sa. Scusi, ma lei chi è? Vabbè, credo di aver reso l'idea. Voi invece avete avuto esperienze di traslochi traumatici? Non lo so, scrivete le vostre esperienze qua sotto e già che ci siete lasciate un like se il video vi è piaciuto. Pronto? Salve, la chiamiamo in merito alla sua richiesta. Che potuta darebbe l'assistenza ricevuta?